Ciao. Ciao. Lo sapete che cosa è successo oggi, in questo momento? Le 4:01 io ricevo il messaggio da Sabrina: amore, abbiamo il treno tra 5 minuti. Pensavo stesse scherzando, cioè dai, ti pare, non possiamo avere il treno tra 5 minuti. E adesso andiamo a Firenze e io farò un po' di quadrature e gli romperò le palle tutto il giorno. Non so esattamente quando ha smesso di registrare questa cosa. Volevo dirvi che siete bellissimi e siete sogliole. Ci sto sulle mie scarni, ma noi non abbiamo fermata perché non in fretta. Molto privizie, che carino! Ce l'abbiamo fatta. Molto carino l'hotel. Ci piace, che bello! Zan zan zan. Più impatto, veniamo con voi. È un po' sfigata però. Zan zan. Bello! Che bella! Mi piace un sacco! La cena? La cena? Se magari si chiude alle... Andiamo a piedi. Si chiude alle 9, sono le 9 meno un quarto, ma noi siamo arrivate tipo in ritardissimo. Quindi adesso niente. Se magna e poi andiamo su, magari ci diamo una sistemata così, tanto per, e poi andiamo a vedere un po' di movida. Oggi si va a Florence. Dopo aver visitato le terme ci andiamo a fare i massaggi. Mi pare ovvio come cosa. E quindi, oddio che bellino questo posto. Guarda quanto bello. Adesso ci piace. E quindi adesso entriamo. E adesso andiamo alla stazione a prendere i biglietti, che dopo pranzo partiamo, andiamo a Firenze. Qua tipo per un'ora, che è passata in 10 secondi, è stato bellissimo.
per adesso è cercare di prendere il treno prima dell'orario previsto. Abbiamo previsto alle 22 qualcosa e leggerino prima, sono le 6. Sì, perché fa troppo freddo e andare in giro a Firenze di domenica non va bene, quindi ci prendiamo qualcosa, ce lo portiamo in hotel senza dire niente a nessuno, ci mangiamo qualcosa. Adesso ci mangiamo le cose che abbiamo preso e poi come due vecchiette a dormire, mi sa, perché siamo veramente distrutte. Buonanotte. Mamma mia, abbiamo il treno tra 40 minuti, 40 minuti per Roma e sono proprio bella oggi e abbiamo fatto praticamente tutto al volo. Fa freddissimo.